Buongiorno amici del canale. Buongiorno. Allora, stamattina. Che è successo? Che è successo stamattina? Siamo sempre qua alla Fonissos. Ieri poi dopo la cena. E c'è sempre il vento. A c'è sempre il vento. Ci siamo parcheggiati in un parcheggio qua. C'è la porta aperta. Che. C'è la porta aperta. Prova a controllare la tua. No, la mia è chiusa. Aprila e chiudila. Tira giù le. Era aperta. Ah, vabbè. Comunque abbiamo visto un parcheggio qua che c'era scritto free parking, no? Sì, un parcheggio, tra l'altro un campo da calcio. Anche sì, più un parcheggio, vabbè. E allora stanotte dopo la cena siamo venuti, ci siamo parcheggiati qua. E questo parcheggio si trova vicino ad un campeggio, che è l'unico campeggio dell'isola, di quest'isoletta. Sì. Facciamola abbiamo breve, visto, quindi. Vabbè, parcheggio facciamo. Libero, boh. Siamo stati lì stamattina, ci troviamo un foglio con scritto per favore venite alla reception, immaginiamo del campeggio. Allora siamo andati alla reception con calma, con calma, perché ci siamo alzati tardi e ci hanno detto che quello è il parcheggio del campeggio, ma noi non lo sapevamo, abbiamo visto parcheggio libero, ci siamo parcheggiati. Abbiamo visto perché c'è un cartello gigantesco. Sì, perché c'è il campeggio e poi c'è questo parcheggio fuori, che però è sempre proprietà del campeggio, vabbè. E niente. E siamo entrati dentro e quindi innanzitutto a chiedere se si potevano fare i servizi. Se si potevano fare i servizi, ci hanno detto di no, che puoi farli solo se stai lì nel campeggio. Quindi non è per noi, noi comunque non vogliamo stare in campeggio. E poi ci hanno anche detto che. Ma poi non è una cosa furba, cioè l'unico campeggio che c'è sull'isola. Un minimo di servizio devi darlo, la gente che viene col camper cosa fa? Dove la prende l'acqua? Gli piscia dentro il serbatoio. Infatti. Cioè le grigie e le nere dove le scarichi? Anche quello è una cosa che dovrebbe interessare anche il comune, il paese, chiamiamolo come infatti. Volete, ma anche perché siete su un'isola, se non andate da questo non c'è nessun altro. Comunque niente, poi oltretutto ci hanno detto che in Grecia il campeggio libero è illegale. Cioè, beh, noi vediamo camper, tende dappertutto, come avete dire, visto, no, finora, come è illegale il campeggio libero in Grecia. Vabbè. Sì, è un po' una barzelletta, comunque vabbè. E quindi vabbè, lo dicono per, secondo me, per farti andare in campeggio probabilmente. Sì, certo, poi noi vabbè. Poi magari può anche darsi che sia così a livello ufficiale, vabbè, ma poi non lo fa ci nessuno. Siamo parcheggiati. Cioè, campeggio libero lo fanno tutti. Il discorso è che ci siamo parcheggiati a pochi metri dalla recinzione del campeggio. Il campeggio è mastodontico. Sì, sì. Il piazzale idem. Poi il piazzale ripetiamo un'altra volta, c'è un cartello enorme, parcheggio gratuito. Però poi lei ci ha fatto notare che il parcheggio è gratuito, ma del campeggio. Sì, vabbè. Comunque, il discorso è molto semplice, come sarà capito da tante altre persone, camperisti. E nei pressi dei campeggi gli dà fastidio che tu ti fermi. Mm-hmm. La sostanza è quella, ci è capitato anche in altri posti e ci capiterà di nuovo. Sì. Ovviamente loro per fare un minimo di voce grossa ti dicono guarda che è illegale. Sì. Ma non ci caschiamo, nel senso. No. Ci fermiamo da un'altra parte, buonanotte, buon. Sì, esattamente. L'unica pecca è sta cosa qui, sottolineo, di non far fare il carico e scarico ai camper. Anche perché oltretutto ci rimetti anche dei soldi. Sì, perché. Sì, tu poi devi pagare un servizio per lo smaltimento, su questo non c'è dubbio. Ma comunque ci rimetti dei soldi, perché qua a camper ne arrivano. Ne arrivano tanti comunque qua a camper. Per cui. Vabbè. Ci aggiustiamo in qualche modo, ci aggiustiamo. Siamo qua al porto. Qui c'è una donna che sta pulendo il pesce. Allora, ci siamo aggiustati poi da un benzinaio che ci ha fatto fare l'acqua lì gratuitamente. E adesso abbiamo visto dei bici chimici qua nell'isola e le nere le andremo a scaricare lì. Sì,
vicino a un cimitero. Vicino a un cimitero, sì. Allora, questa casa recintata, abbiamo delle macchinine piccoline, elettriche, un Mercedes che non so che Mercedes è talmente vecchio, una barca, tutte reliquie parcheggiate qui nei dintorni del giardino della casa. Del giardino, un Citroen qua. C'è chi mette i vasi coi fiori e chi ci mette le macchine. E chi ci lascia le macchine. Ah, c'è anche dei giochi qua per salire intorno alla pianta, al salice lì, il pino. Immagino per i bambini, altalene. Carina. Qua invece lusso, eh. Mamma mia, che roba. Giardino impeccabile, tutto curato nei minimi particolari. Tanta roba. Che colori? Due colori, azzurro e blu. Oggi è tutto pieno qua, la solita spiaggia dove siamo venuti tutti i giorni, perché questo sembra che sia un posto più no. Più riparato, sì, dai venti. Qua non riesco a parcheggiarmi, però, perché qui non riesce a parcheggiare. Qui doveva parcheggiato ieri quel fenomeno là, che poi non riuscivo a uscire fuori. Ah, ok. E dove caspita lo metto? Perché c'è troppo scalino qua. No, è impossibile. Lì c'è sempre Kunta Kinte. Vabbè, Kunta Kinte. Mamma mia, sarà 280 kg quello. Questo invece ha parcheggiato qua. Fatto bene, con 190. Niente, non c'è posto, Rich. Vai! Vogliamo salutare un po' di amici che ci seguono, un po' di nostri iscritti al canale. E salutiamo. Cominciamo. Fabrizio Pennati. Ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio. G-Max, che ci segue sempre, già un po' che ci segue. Ciao carissimo. Che è delle nostre parti. Ciao G-Max. Sì, delle nostre parti. Sì, è della nostra zona. Okay. Antonella Lisci. Ciao Antonella. Che è sempre molto carina, fa sempre dei bei commenti. Isidoni. Ciao, che anche Isidoni. Lui o lei, Isidoni, non sappiamo se sei un uomo o una donna, comunque non ti salutiamo. Se è un uomo o una donna, non lo so, faccelo sapere se vuoi. Isidoni, però fa sempre dei bei commenti, commenta spesso e gli mandiamo un saluto e un bacio. Ciao. E poi Marco Testa e sua moglie greca, che abbiamo conosciuto in Grecia. Ciao ragazzi. Proprio i primi giorni che siamo arrivati in Grecia, l'abbiamo conosciuti lì. E sì. Marco, sua moglie greca, vivono in Abruzzo. Sì, in Abruzzo. Vivono in Abruzzo. E li salutiamo. Ciao ragazzi. Ciao, grazie dei consigli. Sì, consigli sulla pesca, vero? Ti aveva dato? Sì, anche sulla pesca. Sulla pesca, perché lui è un pescatore. Cioè, non è so molto se lo informato. Fa, non so se lo fa come lavoro, però è molto informato. È molto informato sulla pesca. Sarà un appassionato. Sì. E poi abbiamo Gabriella Toparelli, anche sempre che ciao, Gabriella. Ci commenta. Ciao Gabriella. Ciao, grazie dei tuoi commenti. Sandro Casu, che vive in Francia ma è originario della Sardegna, che si sta camperizzando un van e anche lui presto partirà con il van in giro per l'Europa. Quindi, buoni chilometri. Buoni chilometri, buon viaggio. Buona Sandro. Fortuna. Sì, in bocca al lupo. Sì. Il tuo van. Sì, per il tuo van, per il tuo viaggio e tutto. E poi salutiamo Franco, Concetta e la cagnolina Leila. Ciao, ciao che ragazzi. L'abbiamo conosciuti in Liguria, a Spotorno, quest'estate. Sì, e ho visto il video, Frank, è bellissimo il posto. Sì, cioè, ho visto che ci hai consigliato dei posti. Ci ha mandato un video, sì, è proprio bello il posto. Dai commenti sul nostro video hai messo il link di questi posti, molto molto bello. Sì, grazie. E saluti a tutti. Saluta a tutti, ciao ragazzi. Ciao, grazie. Continuate a seguirci, sì. Mi raccomando. Ciao.
Alla fine abbiamo poi trovato un buco un po' più avanti, ci siamo spostati nella spiaggia adiacente rispetto a quella dove andavamo gli altri giorni. Il mare alle mie spalle, vedete, fantastico, stupendo. Oggi è anche domenica, forse l'abbiamo già detto, quindi c'è. Ah, è domenica casino. Oggi? C'è più casino, sì. Sì, ci sono i locals. Ecco, questa spiaggia che vedete qua è quella dove andavamo di solito gli altri giorni. Quanto è lunga? Finita. Si legge? Sì, si legge benissimo. Bella, la Phonissos 2024. In camper con Ci e Salvo. E dopo questa giornata in spiaggia siamo ritornati sul camper e siamo tornati al solito posto, quasi solito posto dove siamo stati soprattutto i primi giorni che eravamo qua. Qua siamo tranquilli. Non c'è nessuno che rompe le scatole, non è un parcheggio tipo quello dove eravamo, dove siamo stati la scorsa notte. Quindi adesso Salvo è andato a provare a tirare due cannate di qua, sempre vedere se pesca, riesce a pescare qualcosa. Adesso siamo all'imbrunire, vediamo. Niente pesce neanche stasera, eh? Prende in giro. Vabbè, dai. Non c'è pesce qua. Non c'è pesce. Posto dove non c'è pesce. Vabbè. Pasta al pesto. Che buon profumino di pesto. No, ma sto pesto è una bomba, sai? L'ho assaggiato prima un po', buonissimo, sai? È quello che avevamo preso in quella macelleria quando abbiamo fatto i Monti della Liguria, che siamo preso. Ah, ok. Che abbiamo preso, la carne buonissima. Sì, a Pontedera, come si chiamava, mi pare, il posto. È venuto il momento di mangiarcelo. Ah, sì. Mamma mia, sto pesto è qualcosa di spaziale, veramente. Non ho mai mangiato un pesto così. Adesso che lo assaggi sentirai che ha un gusto diverso dagli altri. Adesso l'assaggiamo. C'è scritto ricetta di una volta sulla bottiglietta. Sul bordo, sul Flanagan. Poco formaggio, comunque. C'è già il pesto che dà il gusto. Di solito io ne metto sempre poco. Sì, ne mette sempre poco lui di formaggio. Vado io. Vai. Buono? Veramente buona, sì. Venuta leggermente salatina, ma perché abbiamo già l'acqua un po' salata. L'acqua è salata? Un pochettino, sì, secondo me. Ah, sì, l'acqua qua della Phonissos. Boh, basta che io ho fame. Mamma mia, adesso me la sbrano. Oggi non abbiamo neanche pranzato. Abbiamo mangiato un po' di uva oggi. E un po' di uva, sì. Ma squisita. Buonissimo. E ora? Ce la sbraniamo. Sì? Ok. Buongiorno amici, sempre qui della Phonissos. Buenos dias. Abbiamo voluto lasciare un ricordo di noi. Buenos dias. Allo stop. Così la polizia locale sa benissimo chi è che ha scritto. In camper con Ci e Salvo, YouTube. Sì, la scritta non è venuta bene perché ero messo male, non riesco ad arrivare vicino al palo perché c'è tutti i rovi per terra.
Oggi pane e salame. Sì, c'è un po' di Philadelphia. Sì, Philadelphia. E sto salame che non sappiamo di che bestia sia. Vabbè dai, un po' di salame ci vuole. Un po' di affettati ci vogliono ogni tanto. E poi una banana appena raccolta. Fresca fresca. Sì, due banane appena raccolte. Sì, una banana a testa. Sì. Qui stanno preparando per un evento, qui a Samos Kitesurf Beach. Si chiama così questa spiaggia. Non so cosa ci sarà qua. Mm. Sono dei ragazzi stranieri, però non sono greci. Ah. Boh, vedremo. Sono venuti a chiederci di spostarci perché stanno preparando per un matrimonio. Proprio qua, sono in questa due spiaggia. Belle tedesche. Mamma mia, oh. E quindi ci dobbiamo spostare un pochino perché boh, si vede che è proprio terribile. Si vede che il camper dà fastidio. Sì, per le foto ha detto. Per le foto, sì. Mi gira un po' più le scatole spostare l'ombrellone. Perché sì, ho messo perché mezz'ora c'è l'ombrellone in spiaggia e dobbiamo spostare anche l'ombrellone. Tutto storto. Ah, madonna mia, dobbiamo spostarci con la tavola apparecchiata. Basta che ti metti qua? Sì, anche okay. Perché là non mi posso mettere perché il parcheggio è tutto storto. Ok. Ciao, oh, bella ricciolina. Ho preso l'altra coperta lì. Eh? L'altro plaid non l'ho preso. Quale plaid? Quello viola. E perché non l'hai preso? Mi sono dimenticato. E dove ti sdrai? Cosa fai, Ricci? Rispondi a followers? Sì, sto rispondendo ai commenti. Brava, brava. Mi raccomando, è sempre in maniera educata, eh? È arrivato il parroco? Non lo so, sarà il parroco quello. Ah, sì, uno con un libro, un libretto. Non so se è un matrimonio religioso o no. Boh. Pochi invitati comunque. Non andiamo troppo vicino perché ma sembra naturalmente di disturbare, quindi riprenderò qua da lontano. Ma non si capisce perché io mi aspettavo, ci aspettavamo di vedere una sposa arrivare vestita di bianco o comunque non di bianco ma con un vestito un po' pomposo, però non capiamo se gli sposi probabilmente sono questi due qua, lei vestita di verde e l'altro ragazzo seduto vicino, e gli altri non so se sono i testimoni. Boh, non si capisce molto. Comunque pare che siano tedeschi, eh? Ci siamo sbagliati, adesso stanno arrivando. Ecco la sposa che arriva. Quelli di prima che vi abbiamo fatto vedere saranno stati testimoni allora, anche la ragazza vestita anche di verde. Ho pensato che fossero gli sposi. Sì, anche tu avevi detto magari sono quelli gli sposi, invece no, adesso arriva. Ma è lei la sposa? Lui è, non è lo sposo. È il... Non so se è il papà, il papà che l'accompagna allo sposo. Può darsi. Ah, ok, lo sposo è il ragazzo con i capelli lunghi. Questo deve essere il pastore, il prete, non lo so. Che carini. Matrimonio finito, so qua si alzano tutti. Buttano dei petali di rosa, forse. Petali di qualcosa, non usano il riso. Auguri! Wow!
E Salvo ha preso un pesciolino. Un pesciolino, eh? Sì, piccolino. Facciamo neanche l'antipasto, però va bene. Un pesciolino. Prova a sentire i denti. I denti? Sì, sì, c'ha dei denti che sono... Mamma mia, una lama di rasoio. Lo sapevo che ci cascava. Questo è il pesce lucertola. Il pesce lucertola che si trova soprattutto, abbiamo guardato su Wikipedia. Oh, mi sta mangiando il dito. Si trova nell'Oceano Atlantico, ma anche nel Mar Mediterraneo. Ecco, l'unico che c'è nel Mediterraneo. È raro nel Mar Adriatico. È raro, dice. L'ho pescato io. Raro nel Mar Adriatico, ma noi non siamo nel Mar Adriatico. Siamo nello Ionio. Adesso. Comunque mi dispiace, speravo di prenderne un altro. Dice che è un pesce che si infossa nella sabbia di solito, vero? Sì, sì, è un pesce che sta sul fondale. Infatti, vedi, se questo sta nella sabbia tu non te ne accorgi neanche. Infatti. Anche per come è fatto, vedi che è piatto. Sì, quindi è piatto. Quindi si appoggia sulla sabbia e non... Cioè, rimane proprio a filo. Non poi sì, basta sì, che sì. Da un colpettino così che lui... Infatti. Tric e ballacche si affossa. Dice che le carni, c'è scritto su Wikipedia zuppa. Che le carni sono saporite, sì, viene usato soprattutto per fare la zuppa di pesce, ma ce ne vorrebbero di più. Ce ne vorrebbero, se tolta. Poi per come mangia mia moglie, che è un lupo, devo sempre forgiargli, dargli da mangiare perché ha sempre fame. Il pesce però ce lo pappiamo un'altra volta. Pappiamo, ce lo c'è pappiamo. Mica tanto da pappare. Non c'è tanto da pappare. Prendiamo un bel pesciolone. Speriamo che domani ne prendiamo un altro. Questi giorni così. Qui non ho pescato però. Così facciamo la zuppa di pesce. Bisogna anche dire le cose. Ma ieri hai pescato, Hai provato a pescare ieri, mi pare. Sì, ho fatto due lanci in quell'altro sì. Posto là. Vabbè. Ma bisogna andare dove c'è gli scogli. Solo che dove c'è gli scogli, il problema è che non ci sono i parcheggi. Se no, dove c'è gli scogli è più facile sì, prendere sì. I pesci, perché i pesci stanno lì, non dove c'è la sabbia, come ho già detto. Abbiamo il tortino greco da mangiarci. Ah, ecco, questa è la mia cena stasera. Te che cosa ti mangi? Sì, mi mangio i chiodini, i funghi chiodini. Questi qua? Sì. Ma questi sono buoni, bravo, ottima scelta. Te mangiati i chiodini, che io mi mangio il tortino sì. Al prosciutto e al formaggio, bello caldo. Vabbè. Buongiorno amici, oggi sono agitata, è successa una cosa terribile. Terribile? Sì, una cosa terribile. È una combinata bella, brava. Una combinata bella. Oggi sei in punizione. Buongiorno. Praticamente mi è finito il telefono... Nell'unico posto dove non doveva finire. Dove non doveva finire, qua sul camper. Spegni il camper. Adesso sarà un casino recuperarlo. Ho visto che abbiamo aperto tutto qua, Salvo ne approfitta per fare il rabbocco del serbatoio dell'acqua. Sì, questa è acqua ancora buona. Questo è il serbatoio da 20 litri. Il fusto questo. Il fusto questo qua. Questa è acqua che ancora avevamo preso su in terraferma, non è l'acqua dell'isola. Sì, perché questa non so se l'abbiamo già detto. L'acqua che prendi qua nell'isola è insomma è un po' salina, non è depurata. L'acqua che si prende qua. Sì, fa schifo. Infatti anche per fare il tè o il caffè dobbiamo usare l'acqua delle bottiglie, perché... E anche per lavarsi i denti. Per lavarsi i denti anche. C'ha un gusto schifoso proprio. Anche oggi giornata splendida, Mamma mia, qua c'è un clima, ragazzi. Spettacolo. Ce ne andiamo più via di qua. Adesso facciamo un attimo colazione. Stai calma,
È agitata, è agitata. Sì, sì, perché non ho il telefono. È agitata. E sei lì c'è tutto il nostro lavoro, su quel telefono. Sei tranquilla, che lo recuperiamo. L'importante è che è sul camper, poi in qualche modo lo si recupera. Vedremo come. Allora, vi faccio vedere dove è finito. Qua c'è il nostro letto, che adesso mettiamo a posto, ma prima finiamo quel lavoro lì di recupero. Allora, qui c'è la porta, fai vedere la porta scorrevole. Porta scorrevole. Che divide la zona notte dalla zona giorno. La parte dietro dove scorre la porta, vedete qua dietro, c'è una fessura ed è finita lì sotto, cioè ed è finito lì sotto il telefono. Cinzia era qua nel letto che dormiva, ha appoggiato il telefono qui. Il telefono lì, non so come ho fatto. E poi ho sentito che è finito giù da qualche parte, è finito lì. Io ero nel bagno, casualmente ero in bagno stanotte. E che cosa succede? Sento Cinzia che fa oh Madonna, oh adesso come facciamo? Era tutta disperata, ho detto ma che ti è successo? Ti sei fatta male? Cosa hai fatto? Dai, vieni, vieni, ti prego, è una cosa bruttissima. Ho detto, ma che ti è capitato? Vieni, vieni. Io mi stavo, ero nel bagno, vabbè, comunque esco dal bagno, ho detto, mizza, che avrà battuto, si sarà fatta male, perché avevo sentito un colpo, no? Ho detto, che cavolo ha combinato? Beh, e gli è caduto, mi ha fatto vedere, gli è caduto il telefono lì. Vabbè, adesso, a parte sta un po' di comicità qua, mattutina, disperata. Stanotte ci siamo messi poi nel letto e gli ho detto non ti preoccupare, domani mattina poi in qualche modo lo recuperiamo. Aveva l'affanno. Ho dormito poco stanotte. Ecco, vedi. Vabbè. Praticamente abbiamo provato a smontare questa porta scorrevole, ma non si riesce perché è attaccata, vero? Si è attaccata perché sono, se fai vedere, sono due pannellini. Sì, sono due pannellini. Fai vedere col dito dove sono i due pannellini. Vedete che... E questo qua non si riesce a staccare. Ha provato a svitarlo di là, però non si stacca. Sì, perché di qua c'è le viti dove c'è le guide. Però non si stacca. Pensavo che si riuscisse a staccare in modo da eliminare prima questo pannello, poi il secondo, e con un qualcosa infilarlo dentro e tirarlo fuori, man. Perché fai vedere, guarda, scusa, tra il pannello questo qui della parete della cucina, qui c'è la porta scorrevole e poi c'è tutta questa zona qua di stivaggio dove c'è anche la serbatoio dell'acqua. Il serbatoio dell'acqua. E sono a pacchetto. E la fessurina è quella lì, piccina lì dietro. L'unico accesso c'è un buco lì sotto dove ci sono i tubi del riscaldamento. Mi passi la torcia frontale, per favore. O se no, dammi anche l'altra, guarda, è uguale. Quella lì che è in ricarica. Qui noi teniamo patate, mele, ci abbiamo un po' di... Lì sotto. Ah, forse si vede il telefono. Aspetta, ah, sì? Aspetta che forse riesco a prenderlo. Ah sì, forse l'ho visto anch'io. Qui, vedete, abbiamo il serbatoio dell'acqua che vi abbiamo già fatto vedere altre volte. C'ha due bocchette per poter effettuare la pulizia, la manutenzione. Reggi un attimo il telefono che mi devo coricare qua. Si vede, ma quindi è finito lì dove c'è quel buco praticamente, se si vede. Ahia, ce l'abbiamo fatta. Sa smontare troppo alla fine. Eccolo qua. Bravo cuoricino, bravo. Grazie, non metterla più la roba lì. No, non la metto più sul letto, sennò mamma mia. Non metta.
mettela più, perché lì è veramente un posto maledetto dove non c'è possibilità di arrivarci. È andata bene che è finito proprio nell'angolino di là. Ma c'è solo quello l'angolino, dove può finire la roba. Sì, la porta scorre, può finire anche qua dietro. Dove? Può finire anche lì dietro, però... Vabbè, dai, non facciamo la lunga, dai, oramai è andata così. Adesso dobbiamo andare a fare un pochettino di spesa. Siamo qua nel parcheggio di Simos Beach. E qua abbiamo visto una roulotte che pensiamo che sia stanziale qua. Hanno anche la doccia qui, la doccina, vedete? Qua stendono i panni. Sono proprio qua con le piante, le piantine, il loro giardinetto. Sì, lì è quando fa caldo, però... Lì batte proprio il sole, non c'è un po' di ombra lì, eh? Sì. Questo è il posto dove ci siamo parcheggiati un po' di volte la sera. E oggi il mare è calmissimo proprio. Cioè, non c'è vento al momento, Poi tutto può cambiare. Un Alfa 33. Sì, una non è, non sono i primi modelli, questi, penso, perché questo è già il boxer. Alfa 33, mamma mia. 1400 iniezione elettronica. L non so che cosa vuol dire. L elettronica, iniezione L elettronica. No, la L è staccata da... Boh. E poi invece c'è il cesso qui della Mitsubishi, col cesso lì elettrico. Sì. Iniezione elettronica cosa vuol dire? È iniezione elettronica. Non ha a che fare con l'elettrico comunque, no? No, perché quella è una macchina vecchia. L'Alfa 33? C'ha una 40 anni sta macchina. 40 no. Andiamo a comprare il pane, va. Che sta chiedendo informazioni per la scheda che abbiamo terminato praticamente fra pochi giorni. Adesso ci sono i ragazzi davanti e quindi dobbiamo rifare il pacchetto mensile, perché sennò siamo fregati sia per noi che per abbiamo i nostri dati comunque per poter navigare, ma per caricare i video ci vogliono tanti giga e abbiamo bisogno di un'ulteriore scheda come quella che abbiamo avuto fino adesso, che è andata benissimo con 100 giga. Qua come compri ti castagnano, sembra di essere a Monte Carlo. 7,90 se stronzate qua, l'acqua, il ketchup e i grissini. 7,90 euro. Porta, scappiamo via da qua, perché se siamo ancora 5 minuti spendi altri 20 euro. Chi so questi qua? Tre cetrioli e uva, che però ne avevamo ancora di uva. No, non ce n'era ancora. No, ce n'è pochissimo. Che è successo? Funziona? Dai, un chiletto, c'è il 900 e adesso non riesco a fare perché esce un po' fuori. Comunque un chilo d'uva, indovina quanto ho speso? 6 euro. Un chilo d'uva e tre cetrioli, 6 eh? Euro. Di più. 7. Di più. 8. 7,50. Mizzeca. Costa troppo qua su Elaponissos. Facciamo un'insalatina con due cetrioli, un po' di frutta, poi quest'uva qui è vera. Costa cara, ma è veramente buona, eh. No, mamma mia. La vendono a... non so quanto la vendono adesso, non ho visto, perché prezzi non ce ne sono. Non è che dici c'è i prezzi, però c'è... Vabbè, sono rimaste le birre. Le birre. Quattro birre. Vado a prendere quattro birrette e poi ce ne andiamo. Qua ci sono tutte, c'è l'elenco... Pensiamo che sia l'elenco di tutte le attività commerciali che ci sono su quest'isola, compresi villaggi, hotel, sì, acqua, villas, cioè diverse cose. Magro bottino anche pescatore oggi. Pescatore ha pescato, comunque ha pescato anche oggi, anche se il bottino è magro. Oggi...
Oggi ieri avevi pescato il pesce lucertola. Oggi ne ho perso uno veramente grosso, mamma mia. Infatti tutto il giorno che è amareggiato perché ha perso un pesce grosso. Comunque questo grosso non vi faccio vedere, questo qua si chiama sciarrano, questo qua che ha pescato oggi. Grosso non un po' più grosso di questo, intendo grosso di roba di un paio di chili, era proprio sì, un mostro. Sì, ha perso un pesce grosso, sì. Un mostro. Dagli scogli, che però non sappiamo che pesce fosse, che non ho avuto la possibilità. Cioè è arrivato sotto dalle rocce, ha acchiappato il mio artificiale, gli ha dato un colpo e poi si è punto e si vede che ha aperto la bocca, ma quando ha riaperto la bocca l'ancoretto non aveva penetrato, io non ho avuto neanche il tempo di dargli la ferrata e... ma l'ho visto, era proprio sotto i miei occhi a pochi, sarà 5-6 metri. Ed era proprio grosso ed è tutto il giorno che ce l'ho in testa. Poi ho continuato a insistere a pescare sempre lì, è passato un paio di volte ma non ci ha dato più, perché quando si pungono i pesci non sono stupidi, non mangiano più, già, specialmente già. Quelli grossi. E poi una cosa positiva, mentre che pescavo mi è uscita fuori una tartaruga, lo diceva Cinzia oggi. Sì. Infatti mi ha chiamata per riprenderla, io ero in camper che stavo montando i video, però è andata via subito, quindi non siamo riusciti a riprendere. È messa davanti a me, ha preso un po' di aria, un po' di ossigeno e poi... Sì. È stato bellissimo, proprio davanti a me, era grosso. Vabbè, stasera mangiamo questi due pesci o li mangiamo un'altra volta? Non lo so. Lo vediamo. Te lo metto sotto carica con questo. Sì, con la nostra Power Station. Di All Powers. Detto che è arancione, è scarico e bianco è carico? Sì, il computer come lo attacchi sa la lucina arancione quando è in carica. Quando diventa bianca vuol dire che è carico. Questa bianca? Sì, adesso è arancione perché in carica. Sì, perché l'hai usata, ci credo che. Oggi Salvo ci riprova. Fa ancora troppo caldo però. Perché se fa caldo i pesci non abboccano? No, se la pesca è... Il mattino si fa, il mattino presto. Adesso è mezzogiorno praticamente. Solo che il mattino presto Cinzia dorme. Sì, anche te dormi. Gli è rimasto impresso quel pesciolone che... No, quello di... è stato un incubo stanotte, tutta la notte ce l'avevo lì. Oh mamma mia, siamo ritornati nel posto di ieri, quasi questa isoletta. Boh, vedere se per caso si rifà vivo questo pesce. E se mi dà una seconda opportunità? Sta preparando la canna. Se mi dà una seconda opportunità, si impigliano da tutte le parti sti polli. Eccolo qua il nostro pescatore. Come va? Ricordi com'era prima. Era più calmo? Sì. No, no, ma non è quello il problema. Il problema è che non si vede un pesce. Non si vedono pesci qua. Sì. Adesso è difficile vedere, ma prima che era pelo bianco si vedeva bene il fondo, si vedeva benissimo. Zero. A parte il mio amico di ieri. È qua che ho visto la tartaruga. Ah, ok. Infatti adesso la stavo chiudendo perché è inutile insistere. Alla fine niente di fatto, anche stavolta. Salvatore è riuscito a prendere il pesciolone. Ma ce l'hai con me allora? Sì, dovevamo dirlo ai nostri amici. Ma ho pescato un'oretta, poi ho lasciato perdere. Non si vede un pesce neanche a morire, è inutile che continua a insistere. Adesso cambiamo posto. Prima andiamo a prendere un po' di acqua dal benzinaio. Cambiamo posto. Acqua per l'impianto del camper. Mosche. Puntino del pomeriggio, tortino greco, oh già. Prosciutto e formaggio, birra pils,
del pomeriggio perché non abbiamo pranzato, mangiamo adesso, sono le 5 passate. Mizzica, ma tardi così si è fatto. Eh sì, a pescare non si rende conto del tempo che passa. Mizzica, ho preso una mazza. Siamo qua al porto di Elafonissos, ma... Ci vorrebbero delle sarde, dell'esca. Io solo artificiali, come ho già detto tante volte, qua negozi non ce n'è. Pescherie io non ne ho viste, tu hai visto pescherie? No. Cin. Che mangiamo che ho fame. Cin. Alla bellissima temperatura della Grecia. Sì, assolutamente. Chi se ne va più via di qua? Infatti. Per venire a fare cosa? Accendere i riscaldamenti? Mi sa che ha finito. Boh, non ha preso niente. Ma qua è un altro pescatore, anche lui non ha preso niente. Sì, vabbè, questo qui, secondo me. Un ragazzo giovane. Ma è arrivato già poco convinto. È arrivato con una busta di sarde. I pesci si sono mangiati tutte le sarde e mo se ne sta andando via. Non ha più sarde, se ne sono mangiati i pesci. Si sta benissimo qua. Non viene nessuno a rompere le balle. Vero. L'arietta qua che entra, vedete? E poi c'è la temperatura. Cioè siamo a ottobre, una temperatura incredibile. Infatti, si sta benissimo. Incredibile. Alessia, Francesca, Gabriella, Loredana. Sta Loredana? Giulia. Tutte quelle che ti hanno cercato? Sì. Mamma Monica. Mia, quante rivali che ho. Che mi fanno i complimenti. Come faccio a rispondere a tutti questi messaggi? Io non ho tempo. Ci vorrebbe una segretaria. Vorresti rispondere ai messaggi delle mie ammiratrici al posto mio? Mi faresti da segretaria? Sì, ti faccio da segretaria. Sì? Sì, fidati. È, così, fidati. È una cosa carina. Loro mi cercano. Fidati, va che gli rispondo io, va. Perché? Hai detto in un modo un po' aggressivo, no? Devi essere carina, dolce, far finta di niente. Qua dei ragazzini pescatori, un ragazzo ha pescato una leccia. Quella che abbiamo mangiato l'altro giorno, che ci ha regalato quel pescatore. Stanno dando istruzioni a Salvatore su come pescare questi ragazzini. Cosa sta cucinando qua, Salvo? Mamma mia, che puzza! Che puzza, il pane raffermo per i pesci. Ah, ecco, sta facendo il cibo per i pesci qua. Quindi cosa consiste? Devo fare la pastura. Vedremo se con questo pane pieno di aglio. Sì, perché gli metto anche l'aglio. Infatti c'è puzza. È lì sul tagliere. Vedremo se qualche pesce abbocca. Domani però, lo provi domani. Sì, oramai. Per oggi basta. E questo è il pasto per i pesci, finito. Bel panetto per la pizza. Sì, c'è una puzza bestiale qua dentro.